persona che abbiamo dentro di noi. Bisogna iniziare a tagliare un po' d'erba. Abbiamo già iniziato ieri, però ce n'è davvero un botto, quindi poi ormai ci siamo, quindi bisogna darci una botta, anche perché il tempo è quello che è, quindi prima che ci piglia l'acqua e che poi diventa impossibile lavorare. Iniziamo subito, un bel decespugliatore due tempi, come Dio comanda, miscela al 2% e si comincia. A noi la 626 ci fa un baffo, cioè norme di sicurezza le lasciamo agli altri e noi lavoriamo senza tante musse perché è l'unica soluzione. Quindi sigaretta, si fa benzina e si parte. Adesso arriva il bello, dobbiamo riuscire a metterlo in moto da freddo dopo che è stato all'umido perché da notte c'è stato parecchia umidità, quindi un po' di pompatine qua di benzina. Andato più facile del previsto. Se non l'avete ancora fatto, vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un mi piace, attivare la campanellina. Io ora prendo la bandana. Me la metto così e inizio a tagliare. Vi faccio vedere i risultati non appena mi fermo. Qua c'è un problema. Niente, stamattina sto decespugliatore è stanco, mi sta dando dei problemi di candela. Spero che non sia grippato, però non penso. Adesso ci do una pulita qua perché non so come mai, ma si formano dei granelli qui dentro e praticamente smette di far scintilla all'improvviso. Poi ci do una pulita e ritorna a funzionare. O c'è della rumenta, della sporcizia dentro il serbatoio, quindi mi porta sulla benzina, me la porta su dalla candela
e smette di andare, però in teoria è questo. Se poi ho grippato, oh, si spera di no, cioè, proviamo subito, vediamo. Visto? È quello lì, si forma sto granellino dove c'è, dove fa scintilla la candela e mi fa fermare il frullino. Niente, ora l'ho aggiustato, torno su e continuiamo il lavoro. Sono riuscito a farlo partire, adesso gira la grande. Ora mi fermo un attimo, cambio il filo e continuo. Intanto io vi ringrazio per aver visto questo video, vi invito nuovamente a iscrivervi al canale, lasciare un mi piace e nulla, ci vediamo nei prossimi giorni, così vi faccio vedere come vanno avanti i lavori. Ciao ciao.